Buona domenica cari amici di Teleradio Padre Pio con Caro Padre Pio. È la domenica in questo speciale di Caro Padre Pio, ci raggiunge nei nostri studi Padre Francesco Savino, ben trovato, pace e bene, buona domenica Padre Beh, Francesco. ben trovato anche a te, anche ben trovati anche a voi, cari fedelissimi di questa emittente di Padre Pio che porta la sua voce in tutto il mondo. Buona domenica anche a voi e tanta gioia nei vostri cuori. Ebbene, Padre Francesco, sono tante le email e le lettere che giungono all'indirizzo di posta elettronica, caro Padre Pio, @teleradiopadrepio.it, e poi direttamente a te in convento. Ecco, vediamo proprio qui queste lettere che sono giunte in settimana a caro Padre Pio, proprio perché sono tante le preoccupazioni, le sofferenze, gli affanni, le pene. I sogni, anche i desideri che i tanti amici, i tanti devoti di Padre Pio affidano al santo di Pietrelcina. E tra questi, ecco, tu vuoi, hai portato, proprio perché ti hanno spedito un'immagine, una foto di famiglia, una bellissima famiglia di cui abbiamo parlato proprio qualche settimana fa, il papà e la mamma di Eleonora, se non sbaglio. Sì, Eleonora in un modo particolare perché è la bambina per la quale abbiamo pregato anche in questi giorni, durante la messa pure, ecco qui è raffigurata con i genitori, con la sorellina gemella nel giorno del loro battesimo, adesso sono leggermente più grandicelle, e Eleonora è quella che sta in braccio alla mamma, deve subire, potrebbe subire, anzi mettiamoci il condizionale perché sicuro, sicuro ancora non è, ecco perché l'affidiamo alle preghiere di tutti coloro che ci seguono attraverso la TV di Padre Pio, e perché queste bambine sono nate premature, allora tutti gli organi non erano sviluppati, alcuni sono sviluppati, anche la sorellina, Ilenia si chiama, l'altra sorellina, sta meglio, ma qualche problemino lo ha anche lei. Ma in un modo particolare Eleonora ha questo problema grosso che molto spesso si ammala, febbri forti, viene ricoverata molto spesso a Gaslini di Genova, e che loro abitano in un paesino proprio in provincia di Genova e che si affidano molto alle nostre preghiere, ci fanno tenerezza perché quando sono i bambini ad essere malati il cuore proprio si gonfia davvero molto, anche se noi ci commuoviamo moltissimo. E l'altra volta ho notato che anche tu, caro Francesco, ti sei molto, ma molto commosso leggendo una lettera di una situazione veramente tragica di una famiglia. Non abbiamo il cuore di pietra, certamente abbiamo un cuore di carne che si commuove facilmente perché entriamo nelle vostre case, nelle vostre intimità, nelle vostre situazioni, sembra che quasi quasi voi vi confessate, che noi vi confessate apertamente con tutti coloro che ci ascoltano. Ebbene, Padre Francesco, tante sono le lettere. Io comincerei subito con una lettera di una signora che prega, chiede preghiere per suo fratello Fernando, non sta molto bene, ha un cancro alla prostata. E giorno 10 di gennaio, ecco, siamo già ad oltre un mese, dice, deve fare l'intervento, quindi deve subire questo intervento all'ospedale di Ginevra, che avrà già subito. E confido in te, Padre Pio, aiuta i miei 7 fratelli che stanno trascorrendo un periodo poco felice, e poi augura a tutti noi ogni bene allo staff di Teleradio Padre Pio. Ci scrive da Nociglia questa nostra amica. Poi ancora andavo subito a dare uno sguardo anche a Facebook, proprio perché i nostri amici, Padre Francesco, lo stai facendo anche tu dalla Chiesa Inferiore, salutando anche coloro che ci scrivono su facebook.com/padrepiotv, ci sono anche tanti amici di devoti di Padre Pio che scrivono sulla nostra pagina e inviano dei messaggi proprio indirizzati a te, alla rubrica Caro Padre Pio. C'è un messaggio, una sorta di riflessione che fa a voce alta Antonello. Caro Padre Pio, ti prego, insegna agli uomini ad amare Gesù, a credere, a fidarsi del suo immenso amore per gli uomini, suoi figli amati. Lui farà il resto, non è imponendo, criticando, giudicando, togliendo l'Eucaristia, togliendo Gesù stesso ai propri fratelli che si fa la sua volontà. Spargere il seme del suo amore tra i nostri fratelli, quel seme che porterà il frutto del suo amore.
Gesù perdona il tuo piccolo peccatore, Antonello. Gesù, ti amo. Antonello che ha voluto così condividere la sua esperienza e soprattutto anche la sua preghiera con noi. Poi Carmen che chiede preghiere per aiutare il suo zio Federico Aldo Cosmac, è una preghiera che è stata tradotta dall'inglese, ci scrive che ha un tumore alla testa e un altro all'esofago, ha bisogno di tutti voi per pregare e recuperare così la sua salute. La signora Maria del Carmen Folino, figlia di immigrati italiani, scrive dall'Argentina, ha scritto ecco, questa sua preghiera in inglese. Mentre Giuseppe scrive: grazie cari amici per quello che fate attraverso Teleradio Padre Pio, e arriva una preghiera di ringraziamento. Padre Francesco dice: grazie alle vostre preghiere il piccolo Samuele è più sereno, buona preghiera e un fraterno pace e bene a tutti voi, Dio vi benedica, e chiede preghiere ancora per la sua famiglia. E ancora, Padre Francesco, c'è una nostra amica che io andrei a segnalare solo le iniziali, Padre Francesco, perché ci scrive in privato sulla nostra pagina Facebook, MM, e quindi sarà la nostra amica che... La chiamiamo con due nomi, che uno solo, Maria Maria. Ecco, sì. Così l'affidiamo alla Madonna pure delle grazie. Sì. È di un paesino proprio qui vicino a Foggia, ha 40 anni e dice: la mia vita non è stata di quelle belle. Sono nata in Germania nel 72, all'età di 6 anni scappai da mio padre che era un pedofilo. Ci provava con tutte le amiche di mamma, parenti, infatti qualche anno fa ci provò anche con mia cognata incinta, poverina, per fortuna non ha perso la bimba dallo spavento. Io all'età di 22 anni mi fidanzai e dopo 6 anni di fidanzamento mi sposai. Dopo 8 mesi di matrimonio aspettavo un bimbo, ma ebbi un aborto dovuto alle tante preoccupazioni e alla rabbia che mi facevano venire i miei familiari, anzi ex familiari. Il mio ex marito durante il matrimonio mi tradì con una mia amica, credevo sorella e figlia o figlia. Volevo salvare il matrimonio, ma lui continuava a vedersi con l'altra donna che rimase anche incinta. E allora sono separata, divorziata, vorrei l'annullamento del matrimonio. Ho rifiutato il mantenimento, la casa che avevamo in comune per l'orgoglio femminile, perché io volevo solo rispetto, volevo una famiglia seria, per bene. Ecco, è tutto. Ci spiega ancora tutta la sua situazione e la nostra amica dice, ora si è fidanzata, ma si trova in una situazione drammatica a livello economico, in modo tale ecco, che lancia anche un appello ai nostri amici telespettatori, se ecco, possono darle una mano. Ecco, ti ricordi, Padre Francesco, che qualche settimana fa c'era questa nostra amica di La Spezia che voleva dare una mano ad un'altra amica che aveva scritto dalla Spezia che si trovava in situazioni economiche. In questo caso chiede ecco. un aiuto economico. Ecco, chiede anche una mano se c'è qualcuno, ecco, può contattare la redazione. Ha lasciato il recapito? Ha lasciato il recapito, sì. Può contattare la redazione e può ecco, mettersi in contatto con noi. Ecco, questa situazione particolare, non so se vuoi cominciare a dare delle risposte. Beh, certo, questa volta ne ha letto diverse di lettere, io non brillo in memoria, quindi io adesso cerco di dire qualcosa, al limite se necessario mi dai un aiutino, perché ci sono stati vari problemi, a cominciare dalla signora di, mi sembra, Nociglia, il suo fratello malato di tumore alla prostata, deve andare a fare l'intervento che forse avrà già subito a Ginevra. Gli vogliamo augurare con tutto il cuore che la situazione si sia risolta nel migliore dei modi, magari... cara sorella, se vuoi puoi anche scrivere, ma mi ha fatto impressione il fatto che hai una bella famiglia, ti parli di 7 fratelli, quindi se a queste 7 bisogna aggiungere lei che scrive, insomma è una bella famiglia numerosa che ai tempi d'oggi sembra veramente impossibile. Comunque io vorrei dire, approfitto per lanciare un messaggio, che anche sono arrivate proprio a 7, 8, 9 figli, 12 come una volta, ma 3-4 dovrebbe essere la normalità, ma non uno, uno è, come la media, uno è un quarto, insomma, uno è un quarto, uno è in mezzo. Poi ci sono stati anche altri problemi di tumore a cui è stato accennato, per cui il problema rimane comunque, certe volte si ha il terrore quando si scopre questo tipo di malattia e che condividono, non è che voglio essere così superficiale,
da non capire che quando c'è questa diagnosi suona sull'interessato, ma anche sui familiari, come una sentenza di morte. Nel passato forse era così, adesso non lo è così. Ci si affida molto, spero che voi vi affidiate anche molto alla scienza, ma certamente fate molto bene ad affidarvi anche alle nostre preghiere, al Padre Pio, alla vostra anche fede, perché Gesù molto spesso dice la tua fede ti ha salvato, dice Gesù. E io vi posso dire che incontro tante persone che mi dicono: padre, io mi sono buttato con tutta la fede nelle mani di Dio e il problema si è risolto. Quindi certamente Padre Pio, certamente Gesù, ma chi opera qualche grazia che potreste ricevere è anche la vostra fede, aiutati da noi anche. E poi l'altra, che mi proponeva una situazione di una piaga piuttosto che di una malattia sociale, ecco, di famiglie che si rompono, di papà pedofilo l'ha definito, sì, sì. Però poi da come mi ha raccontato mi sembra, a meno che non abbia detto poi dei particolari, che la pedofilia non c'entra, perché la tradisce con l'amico, con quella, quell'altra, così mi è sembrato. Lei ha scritto, il marito mi sembra che l'ha tradita, il papà sarebbe il pedofilo, quindi allora sì. Pedofilia del padre, tradimento del marito, tutta una situazione ingarbugliatissima che sta a far capire come la società oggi corre, perché questo non è un caso isolato, i casi sono tanti, io mi vergogno pure a dirlo, perché del resto le televisioni sono state piene, poi quando una cosa riguarda i sacerdoti, le televisioni ci fanno Pasqua a raccontarle, purtroppo si è caduti in questo peccato gravissimo di pedofilia anche da parte di componenti ecclesiastici e la piaga è molto ma molto più forte, lo riconosciamo, anche se non sono i soli, perché quando poi queste cose succedono agli uomini di chiesa sembra che gli altri siano diventati tutti santi, ma la piaga c'è ed è aumento anche perché c'è molta libertà oggi. In nome di una certa libertà che non è più libertà, ma libertinaggio, si pensa di poter fare tutto, poi si sfalciano le famiglie, si creano dei traumi profondi. Allora questa donna poi, Paola era quella di prima, quest'altra come si chiama, non ricordo. Abbiamo dato le iniziali. Ah, ecco, lei mi ha chiesto, io l'ho battezzato con due nomi, che poi sono lo stesso nome, M, Maria. Maria, perché per affidarti due volte a Maria, tu chiedevi di voler fare l'annullamento anche perché ci sei fidanzata, perché fin quando tu comunque stai, non hai ottenuto l'annullamento, non dico il divorzio, tu anche tu in certo modo tradisci, non potresti neanche averlo il fidanzato. Io di qua non è che ti posso dire io come fare, ci sono anche delle possibilità di annullamento, ma non perché non avete avuto figli. Bisogna che tu ti rivolga comunque come minimo a tuo parroco, che ti metta sulla strada, perché ogni diocesi ha un esperto superspetto di problemi matrimoniali, sì. C'è il giudice della Sacra Rota, diciamo, tutte queste cose qui, insomma, che affrontano a fondo il problema. Se veramente il matrimonio è stato celebrato in modo nullo, ecco, si può ottenere questa sentenza, allora ti sentirai libera. Non è che la Chiesa annulla i matrimoni, non li potrà mai annullare. Ma solo si verifica se il matrimonio in se stesso è nullo. Può darsi che la possibilità ci sia, ma cerca di verificarlo. Se non sai come fare, ti rivolgi al tuo parroco prospettando questa problematica, perché qui per televisione, anche in questi pochi spazi che abbiamo, e non trovando uno come me che è esperto al 100% in materia, non possiamo dare una risposta più esauriente. Ebbene, padre Francesco, tra l'altro MM chiedeva anche la possibilità, ecco, possibilità, diceva, non abbiamo neanche i soldi per pagare una bolletta della luce. Cioè, è sempre a disposizione il nostro numero di telefono, 0882 41 83 80, la nostra Grazia Pia risponde e quindi avremo modo di ascoltare anche le vostre proposte in merito. Poi, padre Francesco, intanto i minuti scorrono, c'è Franca che chiede preghiere per la cognata Sonia, per guarirla nello spirito e nell'anima, per aiutarla nella conversione. Ecco, tutto è nato dal fatto che lei non è praticante e non è credente, ecco, la cognata, ma è lontana dalla fede. Ad aprile, dice, siamo stati insieme in un santuario mariano, abbiamo pregato insieme e da lì c'è stata una sorta di piccola conversione, pregando la Madonna, scrive Franca. Ma poi, subito dopo, di nuovo, scrive, è caduta nel buio.
Un giorno, nella notte, si mette a urlare sul balcone: voglio la luce, buttando via tutte le cose nere, anche del fratello, i rosari, tutto quello che aveva comprato in questo luogo sacro dove erano stati in pellegrinaggio. E poi ancora anche tutta la roba dei loro figli. Anche durante il giorno alternava momenti di squilibrio, tanto che il fratello, per proteggerla, l'ha portata al pronto soccorso e qui ricoverata per 10 giorni in psichiatria. Ora è ancora sotto farmaci, scrive la nostra amica Franca. Secondo me avrebbe avuto ancora più bisogno di un maggior supporto psichiatrico e soprattutto spirituale. A messa non ci va mai, anche se mio fratello va e porta anche i bambini. Io sto pregando per lei e ci scrive ancora tanto, chiede preghiere in particolare a te, Padre Francesco, che stima molto e soprattutto quando partecipa in comunione alla Santa Messa. Un grazie di cuore per tutto. Poi vado avanti velocemente. Affido all'intercessione di San Pio la salute di mia mamma, scrive Elisabetta, che soffre di cuore, assistita attualmente da mia sorella. Poi ancora un'altra lettera, Padre Francesco scrive: Angela, sono nubile e non sono né molto giovane né anziana. Ti chiedo con tutto il cuore di intercedere presso Dio, Padre Pio, perché riesca finalmente a conoscere Giovanni. Con questa persona seria e matura c'è un interesse reciproco, serio, ma per tante ragioni, che sarebbe troppo lungo spiegare, non riusciamo mai ad approfondire il nostro rapporto. Sono sicura che con il tuo aiuto potremmo veramente riuscire a sposarci. Grazie, Padre Pio. E poi vado avanti, Padre Francesco. Una breve risposta, magari c'è cioè quel problema prima che mi hai raccontato Della e conversione, diciamo, alla fede, ma che si inserisce in che è quel stringito problema di anche nei natura. problemi psicologici, certamente, e anche questo è un problema che mi ha toccato teneramente proprio il mio povero cuore. Però sinceramente non mi vengono da dire tante parole in questo caso, perché vorrei piuttosto far sentire, ecco, proprio la mia vicinanza, proprio il mio cuore. La mia preghiera, proprio con tutto il cuore inserisco, dico sempre nel mio cuore, nel mio povero cuore, questa intenzione, che poi soprattutto quando poi subentrano problemi psicologici, deve essere ricoverata anche in queste strutture psichiatriche, veramente che mi tocca il cuore. Coraggio, coraggio, stiamo nelle mani di Dio. Ecco, penso a Gesù quando soffriva molto nell'orto degli ulivi, a tal punto da sudare sangue. Quindi vi affido proprio a Gesù nell'orto degli ulivi, che soffre sangue, ecco, per i peccati dell'umanità. E quindi spero che anche la conversione ci sia più presto, anche di tutti i componenti. Poi, ecco, c'erano tante altre aspetti da ricordare, perché c'è un Sì, problemi momento. di cuore, proprio fisici, che chiedeva Elisabetta, preghiere per la mamma e poi Ecco, preghiere Angela per la affinché mamma. potesse E poi, costruire un ecco, il fatto del rapporto rapporto d'amore matrimonio, che quindi, con ecco, non ha potuto Giovanni. raccontare tante cose con questo Giovanni, per una persona seria e matura, essendo una persona seria e matura, suppongo che abbia già diversi anni, quindi non ho portato le cose molto per le lunghe. Voglio proprio sperare che sia un amore possibile, dico possibile perché se uno di due fosse già impegnato, capite che non è possibile questo amore, ma se siete tutti e due liberi, un amore possibile, che vi amate, vi siete capiti, c'è stato un congruo periodo di fidanzamento, ecco, cercate di coronare questo sogno di amore sull'altare, perché certamente il Signore vi benedirà. È Dio che vuole che cresciamo, ci moltiplichiamo, perpetuiamo la specie. Quindi mi raccomando, coraggio, con l'aiuto di Dio, ecco, cerchiamo di far rivivere questo sacramento del matrimonio, che una volta certamente era il più utilizzato, diciamo così, Certo. il matrimonio. Adesso comincia a essere uno dei sacramenti meno utilizzati, perché si convive, non ci si sposa più, si ha quasi il terrore di impegnarsi per sempre. Allora, se Dio non si impegnasse per sempre con noi, saremmo tutti perduti. Ecco, Dio ha promesso a ciascuno di noi eterno amore. E noi, ecco, all'immagine di Dio che ci ama di amore eterno, dobbiamo saper amare anche noi. Se siamo singoli, ecco, amare le persone care, parenti, amici, parole, persone che ci fanno del bene, ecco, ma se ci impegniamo nel matrimonio, amare il coniuge per tutta la vita. Non è un mettersi in carcere, è una liberazione. Perché con cuori aperti si dice sì l'uno all'altro. Padre Francesco, allora ci scrive dall'Ecuador, Rosalba, abbiamo cercato di tradurre
e sintetizzare la lettera di Rosarba che scrive: ciao padre Francesco Savino, prega per mia nipote che convive con un uomo sposato, aspetta un figlio da lui e vivono insieme alla mamma e anche alla cugina, non è separato, noi speriamo che lui divorzi o annulli il matrimonio affinché possa avere una vita normale con mia nipote, scrive Rosalba. Poi, siccome qui un po' stimola a quello che abbiamo detto, diciamo subito due paroline e poi sentiamo le altre intenzioni. Anche qui certamente se quella è questa nipote è incinta, in nascitura non ha nessuna colpa e quindi tutta la benedizione, tutta la nostra partecipazione, che la gravidanza vada avanti serena e possa partorire un bellissimo bambino oppure bambina. E non condanniamo neanche questo amore sbagliato, perché di per sé l'amore in se stesso, l'amore è una cosa meravigliosa, ottima e santa. Però certo se ecco, l'amante maschile è impegnato già, ci troviamo in una situazione irregolare. Ecco, ci mettiamo nelle mani di Dio e chissà che al più presto la situazione si possa regolarizzare almeno nel modo migliore possibile. E poi ancora... ci scrive, non ci scrive il nome, ma chiedono preghiere per la salute fisica e spirituale dei suoi cari. Scrive mia mamma Linda, i suoi figli Paolo e Patrizio. E chiedo ancora che Chiara e Laura possano avere un figlio tanto desiderato, far sì che abbiano una vita molto bella e serena. Poi ancora, parlando di bambini... qui bambini mai nati e qui invece un bimbo che ha 4 mesi e credo che forse qualche mese, spero almeno 5 mesi, 6 mesi, chissà, perché il bambino è nato con un difetto cardiaco difficilmente guaribile senza intervento. Ci scrive Germana, supplico San Pio che ad aprile, ecco la data del prossimo ecocardiogramma, il foro nel cuore del piccolo risulti spontaneamente chiuso, come vivamente speriamo tutti, così che possa evitare l'operazione con i temuti rischi. Ringraziamenti e cordialità Germana. Ecco, speriamo che vada tutto bene. Quando si tratta di bambini, padre Francesco. Vogliamo spenderla subito adesso una parolina, senza che andiamo troppo avanti. Innanzitutto siamo solidali con le due intenzioni di prima, che più o meno sono simili, bambine che si desiderano avere e anche noi desideriamo che i bambini avrà ce ne siano. Avrà 6 mesi adesso, stavo dicendo per quelli che desiderano avere. E adesso appunto per questo bambino che invece è nato, Manuel, 6 mesi. Ecco, ti ricordi Francesco, abbiamo iniziato questa trasmissione proprio presentando un caso simile di Eleonora, che è nata, sono nate le due bambine gemelline con gli organi non sviluppati, e questo è un caso molto, molto simile. Io so che comunque i bambini quasi tutti nascono con una specie di soffio al cuore che poi spontaneamente si chiude. Evidentemente non è il caso di questo meraviglioso bambino, chissà come me lo immagino bello, e quindi veramente Gesù, che è stato anche lui bambino, e da non molto, insomma, non è che il Natale sia passato a chissà quanto, abbiamo vissuto la gioia grandissima del Natale, insomma, che Gesù bambino voglia prendere, anche quel Gesù bambino che pare più ha portato le braccia, voglia prendere a cuore la sorte di questo bambino Manuel, che poi significa anche Dio con noi, quindi ma coraggio comunque, mammina bella, coraggio. Ebbene, padre Francesco, concludiamo come sempre consegnando a te tutte. E queste lettere che sono tante, come vedete, non pensate mica che tutte queste lettere le abbiamo lette, alcune sì, altre no, però io nella pettorina, chissà se ci andranno tutte, beh ci vanno, perché grazie a Dio abbiamo avuto questa idea, l'Ordine Francescano, di fare questa pettorina che aveva anche Padre Pio, e lui faceva proprio sempre questo gesto di mettere le sue lettere vicino al cuore, quindi come se già rispondeva solo con il gesto di inserirle vicino al cuore. Io faccio lo stesso quando stiamo qui nello studio, ma poi come sempre le inserisco nella cartella blu, la cartella colore del cielo, le porto da Padre Pio come postino, gliele consegno. Padre Pio poi, da un tempo in qua, le riconsegna a me e io poi mi reco al monastero della Risurrezione, dove ci sono le nostre carissime, dolcissime sorelle
Ecco, di clausura. Per dire ai nostri amici che queste, tutte queste lettere non vengono cestinate. Non vengono cestinate. Cioè tu una volta poggiate sulla tomba di Padre Pio, ecco, le poi le porti al monastero della Resurrezione. E loro hanno un grande contenitore vicino al tabernacolo dove c'è Gesù, inseriscono queste lettere, fanno ogni giorno l'esposizione della Santissima Eucaristia a mezza giornata, anche se poi loro in gran parte della giornata vivono pregando, e continuano a pregare per le intenzioni descritte in tutte queste lettere commoventi. Grazie Padre Francesco, buona domenica, appuntamento alla prossima settimana. Grazie anche a voi della pazienza che avete avuto anche nell'ascoltarci, ma penso che l'abbiate fatto con tanta gioia. Buona domenica e pace e bene a tutti.